Mi chiamo Benedetto Bonomi e siamo presso la mia azienda denominata Fondo Bordina, situata a San Possidonio, vicinissimo al paese. In questa azienda si coltivano da anni peri e anche meli, ma in questo caso melo campanino. E la mela campanina, come dicevo, è un frutto molto molto antico. E la scelta mia è stata quella di mantenere questa tradizione. Nella finale del mese di ottobre, normalmente, qui da noi, le persone hanno fatto delle scorte vere e proprie di questa mela che sarebbe servita cotta al forno e avrebbe fatto compagnia, diciamo, nelle lunghe giornate autunnali e invernali. Di questa mela, direi, la caratteristica fondamentale è la croccantezza, la consistenza della polpa. Ha appunto questa consistenza che permette di ottenere dei risultati fantastici, appunto, facendo la cotta. La mela campanina, come potete vedere, a dimensioni piuttosto ridotte e direi un aspetto anche abbastanza accattivante, soprattutto per quei frutti che ricevono una luce e che presentano quindi anche una colorazione iniziale rosa pallido. La dimensione di questo frutto, diciamo, ha rappresentato una ragione per la quale il frutto ha subito degli arresti nella commercializzazione e soprattutto degli arresti nella scelta da parte dei consumatori, che si sono via via rivolti verso mele di provenienza americana, ben più grosse, più colorate, più regolari, più accattivanti nell'insieme. L'annata 2012, con il terremoto del 20 e del 29 di maggio, ci ha sicuramente molto molto danneggiato anche come produttori di questo frutto, in quanto carri raccolta e attrezzature appunto per la raccolta, in alcuni casi, nel mio in modo particolare, li ho avuti sotto le macerie e ho dovuto ricostruirli. Una delle ragioni per le quali ci stiamo impegnando nel dare visibilità a questo frutto, che, come dicevamo, la cui raccolta inizia con la prima quindicina di ottobre e che comunque si esaurisce entro la fine di marzo, primi di aprile, per poi non avere più un aspetto sufficiente per essere venduto, si è pensato, per aumentare, per migliorare, per prolungare la vita di questa mela, di ottenere alcuni trasformati: una polpa di mela campanina, una mela campanina tagliata a metà e cotta al forno e la classica mostarda mantovana, che molti sanno essere derivata dalla mela campanina. Ma perché così buona? Perché riportiamo delle sensazioni morsicandola che hanno dell'incredibile. Ma questa è principalmente la ragione per la quale abbiamo insistito, in quanto non c'è stata persona che, provandola, non ha provato entusiasmo. Ecco perché dico che è il consumatore che ha determinato il ritorno e il recupero di questo frutto.